E ora diamo la parola al segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa. Grazie, grazie. Un saluto a tutti. Che bello da qua sopra. Un saluto a tutti voi e un grazie di cuore, come sempre in tanti, Io non avevo dubbi, c'era qualche amico che era preoccupato. Un saluto a voi, un saluto lo voglio rivolgere perché ci stanno seguendo dal web, a due amici, a Ciro e a Nunzio, che non possono essere tra di noi, Nunzio Testa e Ciro Alfano, che saluto da qui. Un grazie di cuore al sindaco, un grazie di cuore al presidente della provincia, alle terme, un grazie di cuore alle forze dell'ordine che ci vigileranno sulla nostra, no, in questi giorni, insomma un grazie di cuore a soprattutto ai nostri giovani che stanno qui in maniera volontaria e stanno lavorando per noi, grazie davvero ragazzi. Care amiche, cari amici, dopo tante parole l'UDC ha deciso di aprire questa festa con un atto simbolico, forte e chiaro. Noi pensiamo che ci sia un grande spazio per parlare agli italiani un linguaggio di verità e di serietà, in continuità naturalmente con il lavoro che sta facendo il governo Monti. Per realizzare questo disegno non si possono ripetere gli sbagli del passato. Non ci sono uomini della provvidenza né unti del Signore attorno a cui costruire nuove illusioni. Abbiamo già dato. È necessario invece che tutti coloro che amano l'Italia si mettano in gioco facendo un passo avanti senza gelosie e senza tatticismi. L'UDC in questi anni, quando tanti tessevano le lodi dei potenti di turno, ha tenuto alta la propria bandiera di autonomia da un bipolarismo rissoso e inconcludente che ha spinto l'Italia verso il disastro greco. Saranno a Chianciano in queste ore personalità diverse, ne vedo qui già tante, Raffaele Bonalli, il ministro Laghi, Vietti, Martone, sta arrivando il ministro Riccardi. Con tutti loro e con tanti che non saranno qui, ognuno negli ambiti delle proprie autonome responsabilità, intendiamo operare per la salvezza di un Paese che non merita la riproposizione di ricette fallite del passato. Né può essere una soluzione il populismo e la demagogia che sembrano caratterizzare le principali novità della politica. L'UDC vuole essere uno dei protagonisti di questa nuova stagione. Non pretendiamo di essere attori solitari, ma sappiamo bene che senza di noi ogni sforzo è destinato a fallire. Oggi rivolgiamo un appello a quanti, giovani e anziani, donne e uomini, credono sia necessario presentare una lista per l'Italia in grado di parlare alle tante diverse realtà del Paese. Questa mattina l'ufficio politico del partito, su proposta del Presidente Casini, ha deciso di dare un primo segno tangibile di questa nuova fase che si è aperta, rinnovando il simbolo del partito. Voglio ringraziare personalmente, e penso anche di poterlo fare a nome di tutti voi, Pier Ferdinando, perché senza di lui oggi non saremmo qui. Grazie Pier, grazie per il coraggio che hai avuto, grazie per la determinazione, grazie per la tua coerenza, grazie per il lavoro che hai svolto e per l'esempio che dai. Ecco qua. 5, 4. We'll be right back.
È chiaro che questo è un messaggio forte di disponibilità e di apertura che vogliamo lanciare in primo luogo all'esterno. Ma è anche un messaggio rivolto a tutti i nostri dirigenti, ai quali voglio dire due cose. La prima, se non dimostrerete la stessa generosità sul territorio, aprendovi ai contributi della società civile, del mondo del lavoro, delle professioni, del terzo settore, tutto quello che stiamo facendo rischia di essere inutile. Come ha spiegato bene Pier Ferdinando qualche settimana fa, l'UDC è un seme, vuole essere un seme. È indispensabile per far nascere qualcosa di più grande, ma poi questo qualcosa di più grande dobbiamo farlo nascere e possiamo farlo solo tutti insieme. La seconda cosa che voglio dire a voi, nostra classe dirigente sul territorio, che voglio dire a voi, tutti dirigenti e militanti presenti qui a Chianciano, è che sono davvero orgoglioso di voi. Non è stato facile andare avanti in questi 4 anni, lo so che il lavoro che è stato fatto non solo al centro ma anche in periferia. Non è stato facile contrastare il bipolarismo e le battaglie che abbiamo fatto per farlo cadere sono state immense. E sapete benissimo che le previsioni più gentili da destra e da sinistra ci dicevano che come minimo saremmo stati spazzati via in pochi mesi. Invece siamo qua e in tanti. Siamo stati fondamentali protagonisti del cambiamento politico del Paese e sono sicuro che saremo centrali per governarlo dopo le elezioni. E allora grazie a ognuno dei nostri dirigenti locali che ha creduto con noi in questa prospettiva. Se l'UDC è viva e al centro di ogni attenzione è soprattutto merito del vostro lavoro quotidiano, del vostro silenzioso, generoso e paziente impegno tra la gente. Grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie a voi presenti, grazie a tutti i dirigenti del nostro partito. Procedo proprio velocemente per flash perché avendo tanti ospiti è giusto che parlino loro oggi, no? Il quadro politico a me sembra che si stia chiarendo rapidamente. La destra è una foresta pietrificata. Prepariamoci, questo lo voglio dire, prepariamoci all'ennesima riedizione di promesse impossibili, no? Riduzione di tasse, nuove opere faraoniche realizzabili, sostegno ai giovani ma solo a parole, insomma populismo all'ennesima potenza, una riedizione stanca. Anche perché Berlusconi, nel momento stesso in cui si candida, è il primo a sapere di non poter vincere. E sa benissimo che se vincesse, tutto il lavoro fatto dal governo Monti nell'ultimo anno agli occhi del mondo sarebbe azzerato in un secondo. E persa la credibilità internazionale riacquistata in questi mesi, saremmo di nuovo sull'orlo del baratro. Berlusconi non correrà per vincere, correrà per perdere il meno possibile o al massimo per pareggiare. Una prospettiva legittima, ma che certo non può interessarci, che certo non è l'interesse del Paese. Prepariamoci, lo dico a tutti i dirigenti, abbiamo visto quest'estate, prepariamoci agli attacchi contro di noi, contro l'UDC. Già quest'estate siamo stati il principale bersaglio delle attenzioni del PDL. Hanno detto e scritto di tutto per dire che saremmo diventati una costola della sinistra. Ma quale costola della sinistra? Ma di che parlate? Ma che c'entra noi, vendola con noi? Ma che c'entra vendola con noi? Chi vuole avere a che fare con vendola? Mi dispiace per voi. Ma la gente lo ha capito, tutti sanno che non è così. Noi siamo i moderati popolari del nostro Paese, l'area più riformatrice, quella che può dare la maggiore spinta di modernizzazione vera all'Italia. E noi lavoriamo per allargarla e renderla più forte. Comunque,
cari amici della destra, se volete continuate a farci pure pubblicità, no, dite quello che volete, insomma, fate pure, noi vi vogliamo bene, ugualmente bene, e ve ne vorremo sempre. Anche a sinistra il quadro si va delineando. Bersani e Vendola formeranno la loro coalizione. Per il bene del Paese mi auguro davvero che sia una coalizione con un programma all'insegna della continuità con il lavoro di Monti e non della discontinuità con quanto di buono fatto fino ad oggi. In ogni caso, questa esperienza di governo dovrebbe aver insegnato che tornare indietro non si può, non si può più tornare indietro. E Vendola la pianti di far finta di non sapere che le cose che stanno esattamente così. Per tirare fuori definitivamente il Paese dalla crisi, recuperare produttività e competitività, creare posti di lavoro, agganciare la ripresa, restituire speranza ai nostri giovani e rimanere tra le grandi potenze economiche mondiali, la classe politica attuale, diciamocelo chiaramente, non basta. Serve l'apporto di tutte le risorse e le intelligenze disponibili ora e anche nei prossimi anni. E se chiedo a me stesso dove potrebbero sentirsi più a loro agio tutti quei rappresentanti dei mondi esterni alla politica, quei cittadini di buonsenso, quelle persone volenterose che volessero dare una mano, mi viene da pensare, certo, non in una destra ripiegata su se stessa col solo scopo di rimandare il tramonto, certo, non in una sinistra ancora incerta sulla direzione da prendere. L'unico cantiere veramente aperto è quello dei moderati popolari su cui noi lavoriamo da tempo, che sono quelli, diciamocelo chiaramente, che appoggiano, hanno appoggiato e appoggiano senza se e senza mai provvedimenti dell'attuale governo. Altri l'hanno fatto molte volte perché si sono sentiti costretti o per convenienza. Noi lo abbiamo fatto, lo facciamo per grande convinzione. Del resto, il populismo è la malattia e insieme il rischio più grave in vista delle prossime elezioni. Non si può non notare come germi pericolosi di populismo siano presenti a destra come a sinistra. Pensiamo a quest'estate, attraversata da una serie di attacchi trasversali indegni a capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, a cui rivolgo qui da Chianciano un caloroso saluto e un grazie di cuore per quello che fa, è un pilastro fondamentale per l'Italia e chi tenta di infangarlo si vergogni, chieda scusa e si nasconda. Nessuno di coloro che lo accusano avrebbe saputo tenere la schiena dritta come Giorgio Napolitano di fronte alle difficoltà che ha dovuto fronteggiare in questi anni. Dico nessuno. E che ci sia troppo populismo e demagogia a destra come a sinistra lo dimostra anche la discussione sulla riforma della legge elettorale. Voi sapete che me ne sto occupando per l'UDC. Quello che vedo è che ci sono troppi aspiranti stregoni in giro, impegnati alla ricerca della pozione miracolosa che cambi tutto per non cambiare niente. Eppure i cittadini non ci chiedono strane alchimie, ci chiedono una cosa semplicissima, semplice, molto semplice, la preferenza, ci chiedono una cosa semplice, ci chiedono fateci tornare a scegliere i nostri rappresentanti. Fateci decidere chi deve andare a casa e chi merita di rappresentare l'Italia in Parlamento. Basta, non ci chiedono altro. Questo ci chiedono, solo questo. Vi chiedo, siamo capaci di votare, mi rivolgo a PD e PDL, di votare questa riforma o vogliamo fare un altro regalo ai populisti e all'antipolitica? Anche su questo tema c'è un'area che ha una posizione chiara, limpida, coerente da sempre ed è la nostra, sì, siamo proprio noi. Da 3 anni chiediamo le preferenze e continueremo a chiederle anche nei prossimi giorni. E ha detto bene il Presidente del Senato, e lo voglio dire qua, il Presidente Schifani, o si trova un accordo nella sede competente che è la Commissione o si va in aula e si vota e ognuno ci mette la faccia, basta con il teatrino della politica, basta con i giochetti.
Un ultimo flash, proprio per dare la parola agli amici presenti, lo voglio fare su un tema importante che è quello dell'Europa. C'è chi pensa di tornare indietro dall'euro, chi vorrebbe scappare non si sa dove, c'è addirittura chi vorrebbe cacciare altri paesi. Di nuovo, pure sull'Europa, l'unica linea responsabile, senza eccezioni, è quella della continuità con la nostra storia. Non possiamo fermarci, perché questo significherebbe andare indietro e affrontare un rapido declino. E colgo l'occasione per ringraziare anche qui da Canciano il Presidente della Banca Centrale Europea, che ha fatto un grande gesto di coraggio ieri, di solidarietà, Mario Draghi, che non solo ha messo al sicuro l'euro, ma ha fatto anche di un grande gesto di solidarietà nei confronti di tutta l'Europa. Ecco. La nostra meta politica, però, la nostra meta politica sono gli Stati Uniti d'Europa. Ciò significa concretamente cedere una parte della nostra sovranità a un'entità sovrannazionale e in cambio riscoprire quella sussidiarietà e quel mutualismo reciproco patrimonio di ogni buona famiglia. Diceva Don Sturzo che uniti siamo forti e solo se saremo forti saremo liberi. Noi dobbiamo dire agli italiani che solo se gli Stati europei saranno uniti potremmo essere forti nel mondo, capaci di difendere i livelli di vita che abbiamo raggiunto e di dare prospettive e certezze ai nostri figli. Allora amici, possiamo farcela, dobbiamo farcela, ce la faremo solo se saremo uniti. Viva l'Europa, viva l'Italia forte in un'Europa libera. Grazie di cuore e buon lavoro a tutti veramente, grazie. Grazie al nostro segretario Lorenzo Cesa. Ed ora